Paura in crociera. La nave si allaga. Panico tra i passeggeri. La Carnival Cruises è una delle compagnie navali più famose in tutto il mondo. Specializzata nelle crociere, è nota anche per l'ampia gamma di servizi offerti ai passeggeri. Purtroppo, una delle navi è rimasta coinvolta in uno spaventoso incidente documentato nei filmati di una giovane donna, Amber. Un vero e proprio incubo, iniziato verso le 2 di notte, quando la Carnival Radiance si trovava nei pressi di Long Beach, in California. Amber, che alloggiava sul ponte 7 dell'imbarcazione, ha realizzato due video con il suo cellulare a testimonianza dell'accaduto. Nel primo filmato è possibile notare l'acqua che avanza nei corridoi della nave e i viaggiatori visibilmente spaventati. Nel secondo, invece, Amber ha mostrato l'interno della sua stanza, precisando che pioveva acqua dal soffitto. La ragazza ha postato i video sul suo profilo TikTok e ha commentato la vicenda, definendola terrificante. I filmati, diventati virali in brevissimo tempo, hanno registrato circa 8 milioni di visualizzazioni. Del resto Amber ha avuto la prontezza di filmare in tempo reale ciò che stava accadendo sulla Carnival Radiance. È praticamente impossibile spiegare il turbinio di emozioni vissute in quei tragici momenti, durante i quali l'angoscia e la paura hanno preso il sopravvento. Di fronte all'avanzare dell'acqua, i passeggeri della nave sembravano addirittura pietrificati. Un'avventura davvero spaventosa quella vissuta dai passeggeri a bordo della Carnival Radiance. Le drammatiche circostanze avrebbero fatto pensare a una tragedia simile a quella del Titanic, almeno inizialmente. La compagnia di cui fa parte la nave da crociera avrebbe dichiarato che l'allagamento è stato provocato dallo scoppio di una linea di galleggiamento, che avrebbe colpito una parte dell'imbarcazione. Successivamente la conduttura è stata riparata e i membri dell'equipaggio hanno provveduto alla pulizia dell'area. La Carnival Radiance, inaugurata nel 2000, è stata ristrutturata nel 2020, comportando una spesa di ben 312,8 milioni di dollari. Questa non sarebbe, però, l'unica nave della compagnia coinvolta in un incidente. Sembrerebbe, infatti, che l'anno scorso una falla idraulica abbia provocato l'allagamento del pavimento di un'altra nave, la Carnival Vista. Tornando alla Radiance, fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, senza gravi conseguenze e la nave è tornata in porto. La triste avventura si è conclusa nei migliori dei modi, lasciando un segno indelebile nel cuore dei viaggiatori. Un'esperienza davvero angosciante, come traspare dagli occhi terrorizzati dei passeggeri ripresi da Amber nei suoi filmati. Non possiamo fare altro che sperare che episodi simili non si verifichino più in futuro. In questo caso la tragedia è stata sfiorata, ma le conseguenze potevano essere ben più tragiche, non credete? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.